Ci troviamo a Curteri di Mercato San Severino presso il ristorante pizzeria La Terrazza con il titolare Michele Verdastro. Ristorante che ha la sua caratteristica nella realizzazione del famoso pollo scucchiato, un prodotto che ha valicato da tempo i confini provinciali. Allora, signor Verdastro, parliamo un po' della sua attività. Da quanto tempo lei è ristoratore? Il ristorante La Terrazza l'abbiamo aperto nel 1990. Ma io faccio il ristoratore già dall'85 e mentre faccio questo lavoro qua ho fatto la scuola alberghiera nel 1971, quindi sono 42. Dove ha fatto la scuola? Io l'ho fatta a Ottaviano, poi anche a Nocera. E quindi è una vita che faccio questo lavoro, ho avuto esperienza. Ha lavorato pure all'estero, mi dice. Dove? Ho lavorato sia in Inghilterra che in Germania, in Alta Italia, in Svizzera. Quindi dopo, quando ho deciso di aprire il ristorante, sono partito con già un'esperienza alle spalle di lungo tempo. Quindi aveva fatto la classica gavetta. Poi è ritornato qui in provincia di Salerno, a Curteri di Mercato San Severino, e ha aperto questa attività. Nel 90 del pollo scucchiato, parliamo di questo prodotto, quando l'avete realizzato? Il pollo scucchiato l'abbiamo realizzato circa 10 anni fa, perché in effetti noi avevamo una volta amici d'arrosto, e quando esci d'arrosto purtroppo sempre ti resta qualche pollo, e allora questo pollo cosa ne facciamo? Qualche pollo che restava e alla fine lo mangiamo noi, alla fine siamo stancati di mangiare pollo, come suol dire, pollo riscaldato, pollo bucato. Ecco, qualche volta abbiamo già iniziato, qualche amico ci chiedeva se era possibile avere un pollo espresso quando finiva il pollo allo spiedo, e facciamo un pollo fatto a pezzi. Il nome ci è stato ispirato una sera da un signore che venne e disse: quando posso portare un pollo paesano, facciamo nel forno scucchiato. Ecco, insomma, alla fine la lampadina che si è accesa. Ecco, alla fine abbiamo scoperto che il pollo scucchiato, una volta quando si cresceva il cappone è un pollo che per 6 mesi di agosto e settembre viene operato, tolto la parte produttiva e la cresta viene e si ingrassa. E di conseguenza è tradizione che a Natale viene cotto di su il classico cappone un bottonato. Quelle che non riuscivano a capire, che restavano piccoli, quando è Natale venivano fatte a pezzi, messi nel ruoto, con la sugna e le spezie nel forno a scucchiare. Ecco, a scucchiare dovrebbe significare che schiocca, che schioppetta, che frigge. Noi l'abbiamo inteso cotto velocemente. Ecco, passiamo nei dettagli di questo prodotto. Allora, innanzitutto il pollo, dove lo prendete? Se era già genuino, è un prodotto... Il pollo viene... ci viene portato da ditte nazionali di serietà affermata, è un pollo classico che viene fatto allo spiedo anche, noi però lo tagliamo differentemente e viene cotto nel forno a legna. La caratteristica è come viene cotto, che cambia completamente il sapore, mentre il classico pollo allo spiedo nel girare sopra il girarrosto perdi i liquidi. Nel nostro caso il pollo appena nel forno viene aggredito dal fuoco, chiuso all'esterno e quindi resta umido e croccante. Questa è la caratteristica. Ecco, un successo inaspettato. Lei se lo aspettava sinceramente? Diciamo che ci credevamo, ecco. Piano piano comunque il successo viene un po' alla volta sicuramente. È grande successo di questo prodotto. Però come ben sappiamo, come in tutte le cose, il successo determina a volte anche gelosia, invidia, eccetera. C'è stato qualche problema, si è parlato anche di una chiusura un po' particolare, ci vuol dire qualcosa al riguardo? Giustamente, come avete detto voi, ci sono anche delle gelosie. Noi possiamo garantire che il prodotto di qualità innanzitutto. Lavoriamo con la massima onestà e la massima accortezza per quello che usiamo. E se qualche volta sbagliamo lo facciamo involontariamente, ma comunque sempre nel massimo rispetto dei clienti. Noi cerchiamo sempre di abbinare qualità, prezzo e cortesia, che è il nostro motto. L'ultima domanda e ci congediamo: i progetti e i programmi futuri della vostra attività? I progetti e i programmi futuri stiamo cercando di trovare un posto magari più idoneo, più largo, con il marcheggio, con più, diciamo così, con più, ecco, insomma, caratteristiche che ci vuole per un locale moderno,
e abbiamo anche intenzione di fare un franchising del nostro prodotto, che insomma. Grazie. Thank you.